Con i turisti proprio non si scende a compromessi. Sono una specie invasiva. Il signorotto panciuto, che aveva appena pronunciato l'ardita sentenza, se ne stava ritto dinanzi a uno dei tavoli del club, circondato da sodali non meno eccitati, le cui fronti imperlate di sudore denotavano l'ormai cronica inadeguatezza del sistema di condizionamento d'aria nel fronteggiare le ondate di calore provenienti dal deserto interno. Era sera, fuori c'erano 42 gradi e la discussione infuriava da 2 ore nelle sale fintamente austere della Transnational Geographical Society. Dalle finestre alte e strette si vedevano le scie e le striature delle correnti dell'Atlantico meridionale che andavano a infrangersi contro quelle dell'Oceano Indiano, mescolandosi e ribollendo di schiuma poco più a sud, al capo di Perduta Speranza. L'edificio neogotico della Society, che ora ospitava il club, gli uffici e un museo, era stato eretto 3 secoli prima sulla Table Mountain, dopo che una colossale mareggiata nel 2572 aveva spazzato via di nuovo il porto commerciale di Cape Town, travolgendo le barriere in sabbia e cemento che 3 generazioni di politici locali avevano spacciato come insuperabile e definitiva risposta agli effetti del surriscaldamento climatico. Avevano stravinto le elezioni per 80 anni, promettendo che la vita dei sudafricani ricchi sarebbe continuata come prima e che i sudafricani poveri avrebbero potuto continuare liberamente a invidiare e a sognare quella dei ricchi. I libri sono gomitoli di storie che si intrecciano e si mescolano tra loro. Sono emozioni ed esperienze, ma anche territori inesplorati. Per iscritto è il podcast nato per esplorare questi territori di storie assieme a chi le ha scritte. Io sono Marzia Tomasin e questo è Per iscritto, la voce dei libri. Quello che avete ascoltato è un estratto dal libro Il giro del mondo nell'antropocene, una mappa dell'umanità del futuro, scritto da Telmo Pievani e Mauro Varotto e pubblicato da Raffaello Cortina Editore. In questo episodio ne parleremo assieme a uno degli autori, Mauro Varotto, che è docente di geografia e geografia culturale all'Università di Padova, coordinatore del primo museo di geografia in Italia e promotore del Manifesto per una Public Geography. In questo libro si mescolano 3 linguaggi diversi che dialogano tra loro, quello narrativo di Telmo Pievani, quello cartografico di Francesco Ferrarese e quello saggio scientifico di Mauro Varotto. Siamo nel 2872, a 1000 anni esatti dal libro Il giro del mondo in 80 giorni, scritto da Jules Verne. Il protagonista del giro del mondo nell'antropocene, Ian Fogg, racconta del suo viaggio intrapreso per scommessa a bordo di un jet a idrogeno che lo porterà a ripercorrere le traiettorie dell'espansione umana sulla Terra con mappe dettagliate delle aree continentali attraversate e schede di approfondimento scientifico sull'antropocene contemporaneo. Ascoltiamo l'intervista al professor Mauro Varotto. Mauro Varotto, benvenuto per iscritto. Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Mauro, oggi diamo voce al tuo libro che si intitola Il giro del mondo nell'antropocene, una mappa dell'umanità del futuro, scritto assieme a Telmo Pievani e pubblicato da Raffaello Cortina Editore. Questo libro ha uno scopo ben chiaro, far fare al lettore un giro del mondo attraverso il racconto del protagonista Ian Fogg, che lo proietta proprio nell'antropocene del futuro, rileggendo però il nostro passato. Nel libro si incontrano 3 linguaggi diversi che dialogano tra loro, cioè quello narrativo di Telmo Pievani, quello cartografico di Francesco Ferrarese e quello saggio scientifico di cui ti sei occupato tu.
Si tratta quindi di una proiezione sul futuro. Siamo nel 2872, a 1000 anni dal giro del mondo fatto da Phileas Fogg, che è il protagonista del giro del mondo in 80 giorni di Jules Verne, un mondo che ci mostra però una realtà molto severa, perché noi umani in questi anni non saremmo stati virtuosi, anzi non avremmo fatto nulla per combattere gli effetti del cambiamento climatico e ci troveremo dunque in un mondo che, Mauro, ha quali caratteristiche fondamentali? La caratteristica più evidente, che si capisce già dalla copertina e quindi dalle carte di Francesco Ferrarese, che è il nostro tecnico cartografo che ha realizzato le mappe del libro, è questo innalzamento del livello dei mari fino a 65 metri dal livello di costa attuale, diciamo, che evidenzia subito, come dire, la perdita di buona parte dei territori di pianura dei nostri continenti. E già questo è un impatto molto forte. E su quella base cartografica poi abbiamo costruito il racconto, ovviamente, di Telmo Piovani, di questo viaggio fantastico, e dall'altra parte, cioè, direi fantageografico, appunto, e dall'altra parte anche un'analisi di quelle che sono le trasformazioni dovute al cambiamento climatico e al riscaldamento planetario che stanno già avvenendo e non occorre aspettare il 2800, insomma, per rendersene conto. Quindi, in qualche modo, il libro si proietta in un lontano futuro come se traguardasse a quello che potrebbe succedere se noi continuassimo, come dire, ad agire e a comportarci come se niente fosse. Ma è ovviamente una situazione distopica, diciamo, portata all'estremo, perché l'obiettivo del libro, l'auspicio del libro, e l'abbiamo scritto per questo, è fare in modo che questo non accada, evidentemente. L'impostazione narrativa a cui ha fatto ricorso Telmo Piovani, che è già stato più volte ospite qui a Per Iscritto, è stata quella di far fare, come si diceva, Ian Fogg, questo viaggio di turismo scientifico in un futuro lontano, tornando però al passato, cioè seguendo i tracciati delle migrazioni umane, dell'Homo sapiens, che si sono avute nella storia, partendo quindi dall'Africa, e che avevano come motore trainante proprio il cambiamento climatico. Questo per dire che il clima nella storia è sempre cambiato, solo che adesso questo cambiamento è diventato un problema perché è ben diverso rispetto al suo andamento, se così si può dire, naturale. Ecco, Mauro, come si caratterizza allora il cambiamento dell'oggi? Chiaramente il cambiamento climatico attuale ha un principale artefice che è appunto l'azione dell'uomo e quindi questa è sicuramente una situazione, come dire, inedita più che altro per la dimensione e la rapidità con cui avvengono questi cambiamenti. I cambiamenti climatici sono sempre avvenuti, appunto. Tra l'altro il libro parte da Padova, dove si è insediata la prima commissione internazionale per lo studio dei cambiamenti climatici in epoca storica. C'era questo meteorologo, geografo fisico, Luigi De Marchi, e noi ricordiamo nel Museo di Geografia, appunto a Padova, che ha presieduto questa commissione negli anni 20. Allora si sapeva ovviamente dei cambiamenti del clima, ma non si capiva esattamente quali fossero le forzanti, quindi le cause, in sostanza, insomma, che determinavano queste fasi fredde e queste fasi calde. Quindi si è iniziato allora in qualche modo a capire, a studiare, a fare delle ipotesi. Adesso sappiamo molto bene invece quali sono le forzanti che stanno determinando un aumento della CO2 in particolare, perché questo è il valore, diciamo, che si sta discostando da quello che è la media, insomma, quindi gas climalterante importante assieme al metano e ad altri gas, però in sostanza questo è l'effetto, diciamo, dell'azione antropica che Telmo Piovani lo racconta molto bene, cioè è un'azione antropica che da 20.000 anni a questa parte è un costante crescendo di impatti. Quindi anche se l'antropocene lo facciamo partire, diciamo, geologicamente da una determinata data, e quindi un'era geologica in cui l'uomo è un agente modificatore importante in tutto il pianeta, in realtà è un continuum, no? Dalla fase della deforestazione legata alla prime civiltà agricole fino a poi ad arrivare alla rivoluzione industriale, insomma alla rivoluzione commerciale della coperta dell'America, che anche questo è stato un elemento forte di nuovo impatto, insomma, quindi tutto questo è un crescendo continuo che ovviamente oggi ci fa suonare un campanello d'allarme. Perché?
non perché noi dobbiamo pensare che il clima debba rimanere sempre uguale a se stesso, il clima varia costantemente perché siamo in un sistema dinamico, ma la rapidità con cui questo cambia chiaramente determina la fragilità dei nostri sistemi, del nostro ecosistema, prima di tutto, e poi anche del sistema economico, che poi è una parte piccola dell'ecosistema. Quindi, ecco, quello che vogliamo mettere in evidenza è che dobbiamo fare in modo che, diciamo così, la nostra azione non sia così impattante, così veloce, così vorace nell'esaurire e nel danneggiare le risorse che abbiamo a disposizione in questo pianeta, che è un pianeta finito. E il tema delle migrazioni umane riveste oggi un'importanza fondamentale. C'è da dire che rispetto al passato lo schema di queste migrazioni non è molto cambiato. Diciamo che l'Homo sapiens è partito dall'Africa subsahariana e dall'Africa orientale verso la costa meridionale del Mediterraneo e Medio Oriente, e poi dal Mediterraneo e dal Medio Oriente si sono diramate le migrazioni che hanno un po' caratterizzato la nostra umanità. Oggi accade qualcosa di molto simile, per questo è schematico il tutto. Si parte dall'Africa, si attraversa l'inferno per raggiungere il Mediterraneo, dove quei pochi che sopravvivono poi raggiungono i vari paesi europei alla ricerca di una vita migliore. E noi che cosa facciamo? Ci accaniamo lasciando morire quella goccia di persone che davvero sono una goccia, che attraversano il Mediterraneo senza guardare al cuore dell'Africa, dove invece c'è il vero grande problema destinato ad aggravarsi, se pensiamo alle previsioni sull'aumento demografico che avranno proprio l'Africa come protagonista. Qual è la situazione appunto nel cuore del problema? Allora lo raccontiamo nel libro a partire proprio da alcuni luoghi simbolo, perché insieme, diciamo così, alla parte geografica narrativa di Telmo Piovani ci sono delle schede di approfondimento che partono da dei luoghi, e questi luoghi sono stati scelti proprio per la loro emblematicità di quelli che sono i processi in corso. Non sono luoghi vetrina, non sono luoghi così noti, così conosciuti, non sono le scintillanti città, diciamo, globali, New York, Singapore, Tokyo, eccetera, Parigi, ma sono proprio i retrobottega, come dire, sono quello che è un po' la parte scura, no? La parte scura di questo mondo scintillante. E appunto, per quanto riguarda le migrazioni, partiamo da questi grandissimi agglomerati di città, diciamo così, di rifugiati, che sono per esempio Bidibidi in Uganda, Dadaab in Kenya, Kakuma, che sono sostanzialmente città di centinaia di migliaia di abitanti, che non sono per niente temporanee, ormai sono lì da decine d'anni, quindi vivono a tutti gli effetti come città, al di là del fatto che siano poi, come dire, recintate e delimitate fisicamente, ma ci fanno capire qual è l'entità, la dimensione dei movimenti, appunto, di sfollati, di migranti forzati, cosiddetti, dovuta non tanto o non solo a una questione climatica, ma al concatenarsi di crisi, che sono crisi economiche, crisi di siccità, crisi politiche, crisi di conflitti etnici. Quindi è una dimensione veramente molto complessa, in cui il clima diventa un aggravante ulteriore di una situazione già fragile. Ma questi migranti, che oggi vengono stimati, i migranti climatici, non esistono, diciamo, come classificazione ONU, anche se si stima siano circa 25 milioni oggi, e si stima debbano essere almeno 250 milioni a fine secolo, in base appunto ai cambiamenti che avverranno, quindi più che decuplicati, direi, rispetto alla situazione attuale. Ebbene, questi migranti forzati, in realtà, abbiamo capito che solo in minima parte si spostano veramente verso l'Europa, in gran parte vanno a caricare situazioni già di difficoltà e di povertà, appunto, dei paesi limitrofi, penso appunto all'Africa. E se pensiamo che l'Africa passerà, secondo le proiezioni demografiche attuali, insomma, da 1,3 miliardi di abitanti a 4,3 miliardi di abitanti da qui a fine secolo, dobbiamo immaginarci veramente un continente, sarà il vero continente problema, diciamo, del futuro. E però dall'altra parte dobbiamo renderci conto che invece l'Europa sta perdendo abitanti. Le proiezioni per l'Italia in termini di saldo naturale per fine secolo 2100 è di raggiungere i 40 milioni di abitanti, siamo 60 milioni oggi, e questo determina un ulteriore fattore di rischio, perché significa invecchiamento della popolazione, insomma, aumento del carico di persone anziane sulla popolazione giovane. E quindi
questo è un sistema di vasi comunicanti che devono per forza comunicare, hanno sempre comunicato. Emo Piovani ce lo racconta molto bene, cioè ci si muove proprio perché si vuole superare un momento di crisi, si vuole trovare una situazione migliore. Io in questo capitolo scrivo, riporto la frase di Cicerone che dice «Patria est ubicunque est bene», no? La patria è dovunque si sta bene. Quindi dobbiamo anche ripensare al nostro concetto di patria, che è un concetto mobile. Anche noi ce ne siamo andati dall'Italia, dall'Europa, nel momento in cui si stava male in Europa e nessuno ci ha impedito di farlo. Dobbiamo fare in modo certamente che questi flussi vengano regolati, ma certamente non bloccati, perché questo blocco determina ulteriore pressione in una pentola, appunto, che è una pentola che rischia veramente di esplodere altrimenti. Mauro, quando parliamo di innalzamento del livello del mare, nel 2872 l'ipotesi di Francesco Ferrarese ci mostra in particolare un innalzamento proprio del livello del mare di 65 metri generato dalla fusione totale delle calotte glaciali. Questo mi fa pensare al fatto che buona parte del mio Friuli verrà sommersa, ma anche buona parte della pianura padana. Sulla carta c'è proprio scritto Mare Padano, e questo succederà anche in tante altre parti dell'Europa e del mondo. Ma dobbiamo pensare rispetto a questo che il problema non è soltanto quello dell'innalzamento del livello del mare, ma anche le conseguenze importanti che ne derivano, in primis quelle dell'acidificazione delle acque, che è una grande minaccia per gli ecosistemi marini. Ce lo spieghi? Sì, c'è una dimensione visibile, diciamo, del cambiamento climatico che noi abbiamo messo in mappa, ma c'è una dimensione invisibile che è anzi forse addirittura più preoccupante di quella visibile, perché non dimentichiamo che noi abbiamo portato all'estremo questo innalzamento del livello dei mari, ma senza ovviamente avere una previsione scientifica di quando potrà accadere e poi delle, diciamo così, delle reazioni che potrà generare. Quindi insomma, questo 2872 con 60 metri di innalzamento del livello dei mari, lo dico subito, non è un'ipotesi scientifica, è un'ipotesi fantascientifica. L'abbiamo messo in una data che è una data simbolica, appunto quella dei 1000 anni da Verne, ma non c'è una previsione di quando questo possa accadere, speriamo mai ovviamente. Però invece quello che sta già accadendo ed è più preoccupante dell'innalzamento del livello dei mari, anche se non si vede, è per esempio l'ingressione del cuneo salino all'interno delle terre costiere, le aree costiere. Questo già ci sta dando grossi problemi nelle zone depresse, come il delta del Po, per esempio, in tutta l'area costiera veneta, ne parlavamo proprio quest'estate, appunto, di questa ingressione del cuneo salino per decine e decine di chilometri, che porta ad un inaridimento, per esempio, dei terreni coltivati appunto nella fascia costiera. L'altro aspetto è appunto quello che dicevi, l'acidificazione. Ecco, l'acidificazione degli oceani è strettamente correlata all'aumento delle temperature dell'oceano stesso e soprattutto alla capacità di assorbimento che ha della CO2 il mondo, l'ambito oceanico. Non dimentichiamo che l'oceano ci sta aiutando in questo momento perché assorbe una parte della CO2 atmosferica, ma questo determina appunto un aumento dell'acidità. L'aumento dell'acidità poi si riverbera ovviamente sulla fauna, sulla littiofauna, perché chiaramente non solo è una questione di molluschi che quindi non riescono più a costruire i propri gusci, per esempio, no? A causa dell'aumento di acidità dell'acqua, ma poi tutto la catena alimentare, evidentemente, che poi genera questo problema, appunto, può mettere in crisi appunto settori importanti come quello della pesca, insomma, e della vita degli uomini lungo le coste. E c'è un ulteriore elemento importante da considerare, che è un po' quei punti di non ritorno di cui si parla a volte nel libro, appunto, e sono punti praticamente che generano, sono delle situazioni che generano delle reazioni ulteriori di peggioramento della situazione climatica generale, perché l'aumento dell'acidità riduce la produzione di dimetilsolfuri, che sono appunto questi elementi che sono in grado di contrastare la CO2 atmosferica e quindi di generare ulteriori problemi. Questo fa capire anche un po' la complessità di questioni, cioè noi non siamo veramente in grado, queste cose le stiamo scoprendo a poco in questi ultimi anni, ma ci fa capire che stiamo entrando in un terreno ignoto, una sorta di terra sconosciuta in cui dobbiamo fare i conti con delle conseguenze. Pensiamo anche per esempio alla liberazione di metano che è imprigionato all'interno del permafrost siberiano, per esempio, quindi quello è un altro tipping point, un altro punto di non ritorno. Quindi il metano è molto più climalterante rispetto alla CO2 e anche questo è un fattore, diciamo così, moltiplicatore di rischio per il futuro.
Dico tutto questo ovviamente dando un'immagine un po' così catastrofista della situazione, però noi dobbiamo, come tra virgolette studiosi, come scienziati, un po' calibrare queste informazioni. E infatti nel libro abbiamo cercato di farlo, nel senso che abbiamo tenuto un tono molto leggero, abbiamo messo in guardia sicuramente dai rischi che abbiamo dietro l'angolo, ma dall'altra parte abbiamo anche raccontato delle realtà, delle iniziative, degli sforzi virtuosi che possono invece aiutarci a cambiare rotta. Abbiamo detto che questo futuro molto lontano in realtà è già adesso, perché è già cominciato. E il problema dell'innalzamento dei mari in particolare ha portato alcuni paesi a confrontarsi con questa emergenza e a mettere in campo delle azioni, diciamo delle contromisure. Parliamo di Giacarta, capitale dell'Indonesia. Il 18 gennaio del 2022, quindi praticamente un anno fa, il Parlamento indonesiano ha dato il via libera al trasferimento della capitale Giacarta in una località nell'entroterra a 2000 chilometri di distanza, che si chiamerà Nusantara, ed è ufficialmente il primo trasferimento di capitale al mondo causata dal cambiamento climatico. Però io credo che rispetto a questo sia importante sottolineare che non è solo colpa del cambiamento climatico, anche l'uomo, l'agire dell'uomo, voglio dire, ha la sua responsabilità in questo. Cioè, le azioni umane sì, hanno determinato questo effetto più macroscopico che è il cambiamento climatico, ma hanno anche la responsabilità di aver aggravato, accelerato questo effetto in funzione appunto delle azioni considerate, come quello che è accaduto a Giacarta ci dimostra e ci insegna forse anche su quali aspetti bisogna lavorare. Sì, in effetti poi i casi che raccontiamo sono anche dei casi che servono ad educare alla complessità delle questioni. Ecco, questo credo che sia un obiettivo centrale del libro, che si fa attraverso appunto le relazioni complesse che sono state generate appunto da questi casi di studio interessanti che abbiamo proposto. Giacarta, per esempio. Certo, è vero che Giacarta è una città sul mare e l'innalzamento del livello dei mari può mettere a rischio la città e quindi lo spostamento, diciamo, è legato a questa proiezione. Ma Giacarta era già in crisi a prescindere dall'innalzamento del livello dei mari, perché è una città costruita su un'area costiera, ovviamente con dei sedimenti relativamente giovani, è stata cementificata una costa e quindi appesantendo il carico proprio di edifici in terreni sostanzialmente che sono soggetti oggi a subsidenza, e a questo si è aggiunta l'estrazione d'acqua potabile dalle falde sotterranee, che ha portato a un ulteriore abbassamento del livello, diciamo, del terreno. E tutto questo precede, come dire, l'innalzamento del livello del mare. Il livello del mare va solo ad aggravare una situazione che è già precarissima di suo. Quindi, ecco, far capire lo spostamento della capitale Nusantara, che da Giacarta a Nusantara. Giacarta sono 30 milioni di abitanti. Tra l'altro raccontiamo anche di una delle più grandi discariche del mondo collegate a questo luogo, no? Ecco, è una città veramente ingestibile proprio perché non è stata pianificata, non è stata pensata in modo tale da essere sostenibile. Quindi prima ancora che arrivi il mare a sommergere Giacarta, arriva il mare di azioni sconsiderate che l'uomo ha prodotto prima ancora che appunto il cambiamento climatico agisca sul livello degli oceani. Ma c'è un altro caso interessante che viene raccontato nel libro, che è quello di Atafona, per esempio, che è vicino a Rio de Janeiro, dove si perdono anche lì 5 metri di costa all'anno. E di fatto già questa città è stata in parte sommersa appunto dall'innalzamento da questa erosione costiera, ma anche qui, se andiamo a vedere quali sono le cause scatenanti di questa erosione costiera, che poi è una storia che riguarda anche noi in Italia, non è altro che la costruzione di una serie di dighe lungo il fiume appunto Paraíba do Sul, che di fatto ha impedito ai sedimenti del fiume di arrivare al mare e quindi di garantire il ripascimento costiero. A questo punto, prima ancora dell'innalzamento del livello del mare, che comunque sta pian piano ovviamente facendo il suo corso, abbiamo la perdita di tutti i sedimenti legati agli sbarramenti idroelettrici di quest'asta del fiume di 1100 chilometri, che ha messo in crisi proprio l'equilibrio tra erosione e ripascimento di questa fascia costiera. Anche qui, quindi, un interrogativo sull'azione umana e sulla incapacità da parte dell'uomo di capire le conseguenze complesse del suo agire sul territorio.
E quindi azioni sconsiderate, lo dobbiamo riconoscere, ma anche azioni buone che si mettono in campo. Nel libro voi indicate in particolare quelle che possono essere considerate anche delle strade da percorrere per far fronte al problema del cambiamento climatico, soprattutto rispetto a certe situazioni come per esempio la deforestazione, l'eccessivo consumo di suolo e anche all'eccessivo utilizzo di risorse legato agli allevamenti intensivi per far fronte alle richieste di consumo di carne che poi generano tonnellate di emissioni di CO2. Allora, rispetto a tutto questo, voi dite perché non considerare gli insetti edibili come alternativa alla carne, che possono essere davvero una risorsa. La FAO, tra l'altro, li ha riconosciuti come fonte proteica sana e altamente nutriente. E poi il gesto bellissimo di piantare alberi, un gesto che però, ovviamente nobile, voi sottolineate bene, non deve essere fine a se stesso, ma concepito proprio in connessione anche col nostro essere nel mondo, come tra l'altro la geografia ci insegna. Il libro si rivolge proprio al lettore, e quindi poi chiamiamo così al consumatore medio, e lo interroga sul suo comportamento, sulla sua impronta carbonica. Non dobbiamo sempre aspettarci che siano gli altri a risolvere i problemi per noi, no? Ci sono sempre coloro che dicono: beh, ci sarà una soluzione tecnologica che ci risolverà il problema. Adesso si parla di fusione nucleare, insomma, oppure di assorbimento della CO2 attraverso dei meccanismi tecnologici. In realtà dobbiamo renderci conto che siamo noi, specie, che siamo, come dire, pesante, siamo particolarmente pesanti ultimamente, dobbiamo vivere in maniera più leggera, che non significa in maniera più triste, ecco, in maniera più povera, in più così, più contrita, diciamo così. Si può vivere in maniera leggera e anche in maniera più allegra, poi questa è un po' la conclusione del libro, no? Questo vuol dire cominciare a ragionare sulle nostre azioni quotidiane, su quello che è l'impronta carbonica della nostra quotidianità. E qui entriamo dentro veramente una riflessione che va dal cibo a come ci vestiamo. Io dico per esempio nel libro che non siamo così lontani dalla siccità del mare d'Aral se poi compriamo le magliette di cotone che vengono dall'Uzbekistan, che sono state prodotte laddove appunto, insomma, si è generato questa crisi climatica. Insomma, in un'economia globalizzata di fatto tutto è legato a tutto, no? Quindi il nostro comportamento quotidiano ha delle conseguenze e delle reazioni anche a lunga distanza, quindi a grande scala, appunto. E sul tema degli alberi, appunto, come dicevi tu, sul tema del cibo sicuramente dobbiamo trovare un modo di sostituire proteine pesanti dal punto di vista dell'impronta carbonica con proteine più leggere. Adesso si può anche decidere di arrivare ad essere tutti vegetariani o vegani, no? Però questo è abbastanza difficile, no? Complessivamente, se consideriamo che tra l'altro in questi ultimi anni, in realtà, anzi in questi ultimi decenni, la quantità di carne consumata pro capita è aumentata nel mondo e continua ad aumentare, quindi non c'è ancora un'inversione di tendenza in questa direzione. Si è passati negli ultimi 20 anni, nel 2020, da 30 a 34 kg pro capite di consumo di carne nel mondo, ma con dei picchi negli Stati Uniti che arrivano a 120 kg di carne pro capite l'anno, quindi anche con grandi disparità ovviamente in questa media globale. È vero anche però che possiamo, come dire, alimentarci di proteine animali in maniera più sostenibile. Appunto quella degli insetti è una delle possibilità, perché c'è minore consumo d'acqua, minore emissione di CO2, ma soprattutto di metano. Non dimentichiamo che una buona parte delle emissioni di CO2, insomma circa il 20%, è dovuto proprio agli allevamenti di carne, insomma bovina, suina, insomma, e quindi già aggredire questa voce è importante per cominciare a ridurre l'impronta carbonica complessiva. Non c'è solo quindi una questione energetica, ma c'è una questione alimentare, e poi c'è una questione di gestione del territorio, come si diceva, relativa agli alberi. Allora, anche su questo è importante riconsiderare il ruolo degli alberi, visto che per decine di migliaia di anni non abbiamo fatto altro che toglierli dal nostro pianeta. Ovviamente ci sono stime su questo, che negli ultimi 2 secoli siano stati tagliati 2.000 miliardi di alberi, dovuta proprio a, ovviamente, la rivoluzione industriale, la deforestazione per gli allevamenti, l'incremento demografico. Abbiamo da poco superato gli 8 miliardi di abitanti, arriveremo a 10 intorno al 2050-2060, quindi è chiaro che questa entità, questa quantità di persone deve essere il più possibile leggera se vuole rimanere in equilibrio col pianeta. Però piantare alberi è una bella azione, sicuramente importante per le nostre città, per esempio, perché non solo
non ci aiutano ad assorbire la CO2, ma ci aiutano anche a vivere meglio, a creare dei microclimi più favorevoli nelle nostre città, che spesso sono delle forti isole di calore, e quindi accentuano ulteriormente quelli che sono gli effetti del global warming. Ma prima ancora che piantare 1.000 miliardi di alberi, come propone Stefano Mancuso, e per esempio qualcuno ha fatto i calcoli, ci vorrebbero almeno 190 anni per poter riuscire a piantare tutti questi miliardi di alberi, che poi devono avere i loro vivai alle spalle, quindi bisogna che siano generati, non si trovano così per aria gli alberi. Dicevo, prima di piantare alberi, che comunque è un'azione virtuosa, dobbiamo cominciare a smettere di tagliarli, soprattutto in quelle aree, diciamo così, fragili, che sono quelle tropicali, in cui il bilancio forestale netto è ancora passivo, cioè perdiamo ancora circa 170 milioni di ettari di terreni forestali per appunto gli allevamenti, soprattutto per gli allevamenti, per le piantagioni, e quindi ecco, quelli sono dei polmoni, prima ancora che vengano compensati dalla piantumazione in altre aree del pianeta, dovrebbero essere salvaguardate di per sé, anche perché un albero non è solo un albero, cioè non è solo un assorbitore di CO2, ma è un ecosistema. Senza contare il fatto che spesso noi bilanciamo, come dire, gli alberi tagliati con gli alberi piantati, ma non consideriamo la dimensione dell'albero tagliato rispetto alla dimensione dell'albero piantato, che è molto più piccola. Quindi, insomma, l'equilibrio non è esattamente numerico in questo senso. Ecco, quindi, insomma, una riflessione che ci serve per pensare anche proprio nella nostra micro realtà quotidiana a come agire, come intervenire per impattare di meno, insomma, tutti quanti, tutti assieme. Il libro si conclude con una metafora, che è quella del rugby, che ci può aiutare ad andare verso le soluzioni. Questo è un insegnamento che, se non sbaglio, ti ha dato negli anni 90 un tuo professore dell'Università di Padova, che diceva appunto che, come nel rugby, bisogna andare avanti con dei passaggi all'indietro. Una metafora che ci invita a prendere consapevolezza degli errori commessi, ma anche che ci porta al grande insegnamento che dà la geografia come materia. E lascio a te la parola, Mauro, per svelarci questa metafora. Sì, questa metafora, questa immagine del rugby, appunto l'ho ripescata dalle vecchie lezioni universitarie che seguivo negli anni 90, fine anni 80, primi anni 90, in cui già allora appunto Marcello Zunica, questo geografo che si occupava soprattutto di impatto costiero in particolare, e già allora si metteva in evidenza l'erosione costiera dovuta non solo a fattori appunto naturali, ma anche a fattori antropici di cattiva gestione delle dinamiche di cui si è parlato prima. Lui parlava proprio del rugby, lui era un appassionato di rugby, e diceva: noi dobbiamo andare avanti, quindi non è che possiamo dire fermiamoci, dobbiamo comunque pensare di procedere, di progredire, ma con dei passaggi all'indietro, come si fa nel rugby appunto. E i passaggi all'indietro, fuori di metafora, cosa significano? Beh, significa intanto riconoscere che la direzione per fare meta non è più quella dritta che noi vediamo davanti e che abbiamo in qualche modo inseguito fino ad ora, ma dobbiamo in qualche modo fare un passaggio, uno scarto laterale, quindi cambiare un po' la nostra direzione in termini di squadra complessivamente. Ma vuol dire anche aiutare chi sta più indietro, che sono i paesi in via di sviluppo oggi, che sono i più grandi emettitori di CO2, la Cina, l'India, stanno crescendo e vogliono in qualche modo migliorare il proprio benessere economico, ma non possono farlo seguendo la direzione che abbiamo seguito noi. E in questo noi dobbiamo aiutarli. E nell'ultima conferenza appunto sul clima è stato deliberato finalmente un fondo economico a sostegno della conversione di questi paesi, appunto il miglioramento appunto delle condizioni di produzione energetica e così via. È un percorso lungo, ma cominciamo a renderci conto che non possiamo immaginarci che loro da soli possano, come dire, muoversi in questo senso. Noi dobbiamo passargli questa palla, che è la palla dei paesi più ricchi, diciamo così, che devono aiutare i paesi più poveri in via di sviluppo. C'è anche un altro aspetto, ci sono altri due livelli, diciamo, interpretativi di questa metafora. Intanto il fatto che il rugby è un gioco di squadra, tutti concorrono, diciamo che non ci sono proprio certo ci sono dei giocatori famosi, però non ci sono i fuoriclasse del calcio, no? Non c'è il Messi del rugby di solito, no? Cioè è il collettivo che vince, quindi non c'è lo sforzo del singolo che fa la differenza del risultato, ma è proprio il gioco di squadra, e questo richiama l'idea che dobbiamo farlo tutti insieme, che non ci devono essere divisioni, che ci deve essere, come dire, una cabina di regia che coinvolga tutti, a livello planetario, oltre che poi a livello di Stato, di comunità, eccetera. E questo è un altro insegnamento che il rugby ci dà. E infine ho aggiunto anche quello del terzo tempo. E qui mi sono un po', come dire, ricollegato a una riflessione che fa appunto un filosofo coreano che insegna a Berlino, appunto Byung-Chul Han, nella Società della Stanchezza,
In sostanza ci fa capire che cosa? Ci fa capire che noi abbiamo perso il tempo della festa. Non perché non facciamo festa, ne facciamo anche troppa di festa, ma la facciamo in maniera dissipativa. Allora lui dice, dobbiamo recuperare il senso della festa ebraico, antico, che era il senso del riposo, il tempo del riposo. Ed è il tempo, come dire, in cui magari risparmiare, consumare di meno, stare più assieme. Ed è un po' il terzo tempo del rugby, che è il tempo più importante. No? Nelle squadre, nelle partite di rugby, c'è sempre il terzo tempo, dove ci si trova a brindare insieme, a fare festa, a prescindere da chi abbia vinto o chi abbia perso. E questo lo dobbiamo imparare a fare anche nella nostra vita quotidiana, recuperando il senso della festa come il senso del riposo. Non deve essere un momento in cui consumiamo in maniera alternativa, diversa, ma comunque pesante le nostre risorse, ma è il tempo proprio in cui ritrovarsi tutti insieme ed essere più leggeri. Questo è un po' l'obiettivo del libro ed è un obiettivo anche, come dire, di raggiungere forse in altro modo la felicità, no? Senza rincorrere i consumi, ma ritrovando forse noi stessi e il nostro rapporto con gli altri, che non sono solo gli altri uomini, ma sono anche gli altri animali e piante del pianeta. Ed è una bellissima conclusione quella che ci lasciate, senza dubbio. Mauro, siamo arrivati alla conclusione, io ti ringrazio tantissimo per la disponibilità, per questa bellissima chiacchierata e essendo questo un libro molto narrativo, mi sento di dire che noi esseri umani siamo animali narrativi, la narrazione appartiene all'essere umano da sempre e ancora oggi, anzi forse soprattutto oggi, possiamo trovare proprio nella narrazione un senso, un significato a ciò che sta accadendo e soprattutto che accadrà nel prossimo futuro se pensiamo al tema di questo libro. Ecco allora che libri come questo che avete scritto voi sono fondamentali per guidarci a una consapevolezza nuova di un fenomeno come quello del cambiamento climatico che va trattato sì seriamente, perché è un problema serio, però come tu stesso hai detto e si capisce comunque anche dal libro, cercando di restare positivi perché comunque tante buone azioni, tante cose positive si stanno compiendo nel mondo come il vostro libro ci dimostra. Grazie ancora Mauro. Grazie, grazie a voi. Io ringrazio gli ascoltatori e vi do appuntamento alla prossima puntata.